oggi no, stamattina Banca Italia posta la manovra dopo la Corte Conti, dopo Confindustria e tante altre autorità indipendenti. Noi in questo modo ci stiamo avviando, viene cancellato il reddito di cittadinanza e viene introdotta l'evasione di cittadinanza, vengono premiati i cittadini che girano con 5.000 euro di contante. Questo è fortemente recessivo per il Paese, perché abbiamo un'economia sommersa che viene favorita, evasori e corrotti che vengono favoriti, chi lavora di anti con il riciclaggio di denaro. Noi dobbiamo invece recuperare quegli oltre 100-120 miliardi che sono l'economia sommersa, sottraggono la ricchezza al Paese, alla gente onesta. Di fatto ci ritroviamo con un governo che è molto forte con i poveri, ma anche col ceto medio. Ieri Crosetto ha dovuto ammettere in TV che questa manovra penalizza anche il ceto medio completamente impoverito, mentre invece fa assolutamente, si inchina, in Europa si inchina ai poteri forti. Pensate un solo dato, siamo passati da Draghi che non è riuscito a scrivere una norma decente sugli extra profitti, da cui voleva ricavare 10 miliardi, non sono mai arrivati. Qui invece abbiamo un governo che ridenomina quella norma come contributo straordinario di solidarietà e vuole ricavare esplicitamente la relazione tecnica solo 2 miliardi e mezzo. Quindi pensate un poco che effetto di sperequazione si crea nel nostro Paese. Grazie. Grazie. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.